non abbiamo mai cambiato posizione, abbiamo sempre detto che l'invasione dell'Ucraina è una violazione del diritto internazionale, stiamo dalla parte dell'Ucraina, stiamo dalla parte della libertà, stiamo dalla parte della democrazia, siamo dalla parte dell'Europa, siamo dalla parte della NATO. Questo l'abbiamo sempre detto, ma abbiamo anche votato, perché in politica le parole contano, ma i voti contano ancora di più. Il nostro rapporto, noi rispondiamo di quello che facciamo, abbiamo sempre detto, ma lo stesso Salvini ieri ha detto che non si toccano le scelte di politica estera, quindi ha ribadito più volte che la NATO, l'Occidente e l'Europa sono punti di riferimento del futuro governo italiano. Detto questo, si poteva fare di più in passato? Forse sì, quando ci fu l'incontro famoso di Pratica di Mare, il tentativo era quello di portare la Russia verso la NATO e verso l'Europa. Poi le cose sono andate come sono andate, e Putin ha sbagliato, non ci sono tentennamenti. Noi, ripeto, siamo dalla parte dell'Occidente, dell'Europa, della NATO e siamo alleati degli Stati Uniti e con loro vogliamo condividere un percorso come abbiamo sempre condiviso, percorso che Berlusconi condivise quando andò a parlare al Congresso degli Stati Uniti, interrotto per decine di volte dagli applausi scroscianti dei senatori americani. Berlusconi è sempre lo stesso, non è che è cambiato, e quindi lui, essendo il leader della nostra forza politica, ha indicato quel percorso che noi seguiamo. Ripeto, non è un caso che io, per esempio, nel Parlamento europeo sia anche nella delegazione Stati Uniti-Unione Europea, quindi c'è un segnale, non è un segreto che abbiamo frequentato e incontrato più volte l'incaricato d'affari americano, ho incontrato Nancy Pelosi a Siena qualche giorno fa, quindi non esistono per noi i problemi di collocazione internazionale. Ripeto, io per quanto mi riguarda è nel mio DNA.